The Show. Grazie mille per avermi dato la parola. Non so perché avevo la sensazione che... possono permettersi di fare le robe perché fanno gli scherzi. Gli scherzi li fai a casa tua. Clubhouse è il fenomeno social del momento. Stanze virtuali in cui chiacchierare degli argomenti più vari. Ci si iscrive solo su invito e solo con iPhone. Influencer, attori e celebrità lo hanno invaso, dando di fatto a tutti la possibilità, o almeno l'illusione, di parlare con persone solitamente irraggiungibili. Scusate un attimo però, tutti a volere gli inviti, ma il 51% delle persone che guarda i nostri video lo fa senza essere iscritta. Iscrivetevi a The Show, per favore, è gratis, non servono inviti e si può vedere da tutti gli smartphone. E torniamo a Clubhouse. Un luogo virtuale in cui ognuno è esperto in qualcosa e tutti sono pronti a parlare in pubblico per ore. La situazione perfetta per uno scherzo. Così abbiamo creato un profilo ad hoc, Luigi Temperini. Abbiamo scelto come immagine profilo un sorriso seducente. Ci siamo fiondati nelle room più frequentate di Clubhouse. E abbiamo alzato la mano in attesa che qualcuno ci desse la parola. The Show presenta tipi che non vorresti mai incontrare su Clubhouse. Il simpaticone. Da subito ci sono sempre state persone di valore, cioè persone che fanno. A tal proposito, per le vostre risorse, lo avete già attivato, lo usate, non lo usate? Ma forse era di te che mi parlava lui, Claudia. Lui chi? Sto c***o! Possono permettersi di fare le robe perché fanno gli scherzi. Gli scherzi li fai a casa tua, non a casa degli altri. L'amante degli animali. Luigi Temperino, prego. Sì, grazie. Utilizzo molto, diciamo, i social per informarmi, perché ci passo molto tempo e sono un grande fruitore di YouTube. Scusate che c'ho il cane. Basta, Tobia, basta. Scusate, sono un amante degli animali. Ma l'informazione deve diventare intrattenimento? Perché mi sembra che stiamo andando in questa direzione. Dove, no, Primula, vieni giù, Primula, sto parlando, Primula. Allora, scusate, il mio gatto, un gatto, scusate. E magari tra pochissimo ritorno da te, così diamo la parola anche agli altri. Ok, allora metto via il gatto, così poi ci sono, che mi dà un po' fastidio. Giuseppe, scusate. Bello. Basta, Tobia! Gatti a parte, buonasera. Il giornale è una testata registrata al tribunale. Però scusate, io volevo intervenire su questa questione che si agganciava al discorso che avevo introdotto prima. Poi è intervenuto il gatto, quindi fa abbassare la qualità del stesso articolo. Cioè, quindi capite che è molto... Scusate, è il mio T-Rex domestico. È stato... Scusate, non volevo... lo so, è il gatto che dà fastidio al T-Rex perché mangia i croccantini del T-Rex. Basta! Se avete un gattino, non compratevi un T-Rex domestico perché vi sticciano. Il pappagallo. Sì, no, infatti anche il filtro colore secondo me non deve mai essere eccessivo, perché cioè anche se stai promuovendo un capo d'abbigliamento non deve cambiare colore. Una mia follower si aspetta un pantalone fucsia, non è che lo trova arancione. Esatto, infatti io comprendo le aziende che approvano contenuti ADB di questo genere. Infatti io non comprendo le aziende che approvano contenuti ADB di questo genere, che andrebbero bocciati. Vabbè, abbiamo fatto volare... Pappagallo, abbiamo fatto volare. Però dopo due volte si sono accorti. Lo stormo dei pappagalli. Food House, apri il frigo e cuciniamo insieme. Si parla di cucina, quindi appena visto Masterchef. Un abbraccio anche a te. Posso fare una domanda? Vai, certi di me. Anche tutti gli altri che sono arrivati, Antonio, Daniele, Luca. Buongiorno a tutti. Ho sentito parlare della pasta modellabile, praticamente il pongo di pasta di grano duro. Volevo, insomma, il parere di qualcuno un po' più esperto di me per capire un po' se non è un eccesso rispetto alla nostra tradizione culinaria italiana. Ho sentito parlare della pasta modellabile, per capirci, il pongo di pasta di grano duro, e volevo il parere di qualcuno più esperto di me. Cioè, no, scusatemi, Luca, stai facendo la stessa domanda di Luigi, non ho capito. No, non ho capito neanch'io. Non ho mai utilizzato questa tipologia di pasta. Perché io ho visto addirittura una ricetta che si chiama maccheroni himself, se non mi sbaglio. Cioè sono maccheroni conditi con una salsa di maccheroni. Esatto, perché allora, io ho visto addirittura una ricetta che si chiama maccheroni himself, sono maccheroni conditi con salsa di maccheroni. Ma questo che
un pongo che viene chiamato pongo di Davide, perché praticamente l'ha inventato Davide Scabin. Lui ha fatto un grande studio sulle paste. Quindi. Il pongo che viene chiamato il pongo di Davide. Ma c'è uno strano ritorno. Come? No, c'è un ritorno strano, cioè io parlo e poi sento... C'è un ritorno strano, io parlo e sento... Ma è questo Luca che sta facendo il simpatico, secondo me, perché ha ripetuto tutte le mie domande... Ah, grazie. No, perché non mi sa conto che stavo facendo. Io non capisco questi... Segnalatelo anche per troll. Sì, 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 per favore segnalatelo, perché ha ripetuto tutte le mie domande. Noi stiamo cercando di fare una conversazione. Forse avevamo trovato un social, diciamo, meno da dementi, e invece... No, ma guarda che dei dementi ce ne sono pure parecchi. No, guarda che di dementi ce ne sono pure parecchi. E che salto un altro. Quindi la domanda era fake, no? Allora, sì, esatto, la domanda era fake. Ok, vabbè, scusatemi, però se lo volete sapere, il pongo se si usa, si aromatizza, gli puoi mettere quello che vuoi e ci puoi condire lo stormo di pappagalli, ragazzi, a tradimento, prima insultato adesso e poi pam. Però no, il pongo di pappa è interessantissimo. Il televenditore. Non vedo il motivo di utilizzare dei toni accesi laddove Clubhouse nasce invece per costruire in qualche modo dialogo. Io sono d'accordissimo con Pietrangelo, cioè io trovo assurdo quelli che usano Clubhouse per il motivo per cui non è stato creato. È come se io mi mettessi qui a dire: insetti per scherzi! Comprate insetti per scherzi, i primi insetti essiccati per farli scherzi ai vostri amici! Cioè sarebbe una cosa assurda. Sì, nel senso che io comunque ribadisco che su Clubhouse uno può fare quello che vuole. Ah. Io voglio vendere pentole su Clubhouse con la voce di Vanna Marchi. Da te, utente, entro dentro oppure no? Clubhouse è fatta per far imparare alle persone cosa vuol dire ascoltare. È per quello che secondo me anche i ragazzini non avranno troppa strada qua dentro. Hai perfettamente ragione, secondo me proprio il principio dell'ascolto è fondamentale. Quindi, insetti per scherzi! I primi insetti essiccati fatti per farli scherzi, creati da The Show. Trovate qui sotto il link in descrizione. Abbiamo appena detto che si parla una volta. Forse tu sei un giovane, sei uno di quelli che non fa parlare. E non avrai vita lunga qui su Clubhouse, eh? Comprate insetti per scherzi, trovate in descrizione. Ma ti ripeto, tutta la stessa cosa che ci hai detto prima. Sei un loop. Sono un venditore, cioè io sto vendendo insetti per scherzi. Questa non è la stanza che è stata aperta per vendere insetti. Allora mi sa che ho sbagliato stanza. ASMR. Analizziamo il vostro profilo Instagram. Consigli e strategie. Posso fare una domanda? Sì. Inizialmente sul mio profilo sono molto cresciuto, ho raggiunto i 2.000-3.000 follower. A un certo punto ho notato un blocco totale. Che c'è, basta voce? Sono un appassionato di ASMR. Benvenuti in questa esperienza ASMR. Potete fare una domanda, se no? Ci hanno rimosso. Hanno eliminato un povero appassionato di ASMR. Strignac. Certo, assolutamente, Damiano. E anche avere la capacità di riassumere queste skill in maniera veloce e... Strignac. Che ti rende apprendimento veloce, efficace e... Luigi, ti sto mettendo in muto perché ci sono dei suoni che interrompono gli interventi degli altri. Poi arriviamo anche a te, grazie. Ciao Giuseppe, bentornato. Ciao. 3 weeks later. Ciao Danilo. Ciao. Many months later. Aspetta. Quindi sempre la stessa scaletta, Carmen. Sono 10 punti. Uno è la creatività. Se poteva dire una scaletta da 20 punti. Luigi Temperino, prego. Che cosa pensi che serva per essere un bravo problem solver? Oh, grazie mille per avermi dato la parola. Non so perché avevo la sensazione che... Bisogna dare comunque la parola. Andiamo avanti. No, ragazzi, mi ha tenuto qui mezz'ora ascoltare di come risolvere i loro problemi in azienda. No, ragazzi, scusate, vi rubo gli ultimi 3 secondi per dirvi che stavo scherzando. No, basta, mi sentite scherzo, me l'ho già detto. È uno scherzo, stiamo girando un video per YouTube. No, madonna mia, quante storie, mi ho pure segnalato. Ma avete capito chi è? Chi è? No, come hai fatto a riconoscermi? Esatto. Hanno anche cose molto molto belle e hanno un valore alto, quindi questo ci tenevo a confermarlo. Grazie Jacopo, viva Ancelotti. Non ti abbiamo nemmeno insultato, quindi è... Esatto, abbiamo Valentina che l'ha cacciato senza...
sono abituato a essere cacciato a calci in culo senza pietà. Jacopo, tra l'altro, è già la seconda stanza in cui capita, in cui facciamo uno scherzo. Ragazzi, ho la terza che capito. Sì, tu ci stai seguendo praticamente. Voglio fare solo questa. Come avete visto, Clubhouse è il luogo perfetto per fare gli scherzi, infatti vogliamo dare anche a voi la possibilità di farlo, o almeno di decidere cosa farci fare, in un episodio speciale di Detto Fatto su Clubhouse. Come? Basta lasciare un like, perché a 150.000 like uscirà Detto Clubhouse. Detto Fatto Clubhouse. Detto Club Fatto House. Beh, a questo punto, ragazzi, non vi resta che commentare qui sotto con l'hashtag... Che non è ancora che... Clubhouse detto... Detto Fatto, facciamo così. Scrivete cosa dire, fare... In queste room, e noi lo faremo nel prossimo episodio. E se nei commenti ci avete scritto cosa fare, nei DM di Instagram potete scriverci a chi farlo. Suggeriteci delle persone che aprono delle stanze interessanti, anche seriose, che forse si prendono fin troppo sul serio. Così noi andremo da loro a fare gli scherzi, che è sicuramente più divertente. Qui il nostro profilo di The Show, qui i nostri profili personali, e in descrizione il canale di Telegram. Su Clubhouse serve l'invito per potersi iscrivere, invece su The Show no. No, potete farlo così, free, liberi. Cliccate, serve il nostro invito, vi invitiamo a cliccare qua.